100 motivi per la venuta gloriosa di Gesù, dei messaggi della veggente Genesurion. Questo studio rivela chiaramente come intende la venuta gloriosa di Cristo in ordine alla fine dei tempi e alla fine del tempo. È uno studio dei motivi della venuta intermedia di Gesù basato sulla rivelazione di Genesurion, la veggente delle croci d'amore o piccole croci di Dozulè, dove si può ricavare un'ampia dottrina su questa venuta, la quale, senza allontanarsi dalle sacre scritture, illustra la venuta del Signore in relazione ai profeti, alla Santissima Trinità, alla Vergine Maria, a una cosmogonia religiosa ed infine all'uomo che la invoca, da quando il Signore visibilmente se n'è andato con l'ascensione, con la preghiera Maranatha. In breve, in Genesurion, riscontriamo la giustificazione profetica della parousia intermedia menzionata nell'Apocalisse ai capitoli 19-20, distinta dalla parousia finale, perché il Signore non distruggerà la terra né farà risorgere i morti per il giudizio finale, ma inaugura il regno di Dio sulla terra dopo un giudizio interiore per i vivi che verranno trasfigurate in corpo, anima e spirito dalla grazia di Dio. Inoltre il Signore non lesina nel dare i motivi di questa venuta, che può apparire sorprendente per chi è estraneo alla tradizione profetica, ma non per chi è in vigile ascolto e attento nel discernere i tempi e soprattutto i segni dei tempi, specialmente per quanto riguarda le apparizioni mariane e le attuali rivelazioni private. In questo lavoro di ricerca abbiamo trovato ben 100 motivi che giustificano la venuta intermedia del Signore, al fine di porre all'attenzione degli studiosi, ma anche i semplici fedeli, per indirizzare lo studio dei testi biblici e patristici che orientano la Chiesa a credere nel ritorno di Gesù non in un lontano quanto indecifrabile futuro, ma nell'imminente venuta del Signore in questo tempo. Leggiamo in Apocalisse 22:20: colui che attesta queste cose dice sì, verrò presto, amen, vieni Signore Gesù. Tutti i testi che citiamo sono riferiti al primo libro di Genesurion, Testimone della Croce, Messaggi di Vita, edizione Segno, 1995. Allora, primo motivo: perché sta per venire Gesù risorto? Per ristabilire la legge di Dio. Dice Gesù: si avvicina il tempo della mia venuta in cui stabilirò la mia legge. Perché sta per venire Gesù risorto? Secondo motivo: per abitare in noi e istruirci sulla volontà di Dio. Dice Gesù: io agirò in voi, verrò in voi, abiterò in voi, istruendovi ad uno. Terzo motivo: per evangelizzarci. Dice Gesù: io sono colui che viene con i suoi eletti per evangelizzare i propri figli. Quarto motivo: per riempirci della dolcezza di Dio e di amore per il prossimo. Dice Gesù: Gesù viene a profumare i vostri cuori e a riempire la dolcezza di Dio e d'amore per il prossimo. Quinto motivo: per porsi ad ognuno di noi come ostia santa. Dice Gesù: il Signore aprirà tutti i tabernacoli d'amore e si metterà dinanzi a ciascuno di essi come ostia tutta bianca che i vostri cuori attendono. Sesto motivo: per vivere con noi sulla terra. Gesù ritorna a vivere con voi la vita eterna sulla terra, benedetta da Dio Padre. Settimo motivo: per costruire con noi un mondo nuovo. Dice Gesù: aspetto solo il vostro amore in marcia, poiché con voi voglio costruire un mondo nuovo sotto cieli nuovi. Ottavo motivo: per non perderci. Dice Gesù: io vi amo tanto che, pur di non perdervi, interverrò, spinto dal vento gagliardo che gli apostoli conoscono, vicino alla mia santa madre, lo Spirito Santo che mi dona a voi, come io mi sono donato a voi attraverso il Padre sulla croce. Nono motivo: per fare una comunione d'amore tra cielo e terra. Dice Gesù: Dio ha il potere di fermare tutto,
All'istante in cui il cielo si immergerà in una comunione d'amore con la terra perdonata, e questo per merito di coloro che si sono offerti per dare gioia e pace al mio cuore oltraggiato da tanto disprezzo, da tanta rivolta contro Dio vostro Creatore. Decimo motivo, per vivere con il suo popolo. Dice Gesù: i miei figli hanno già riconosciuto in tutti voi i miei scelti il buon pastore. Andate in tutto il mondo a portare la buona novella. Dio ritorna per vivere con il suo popolo scelto per sempre. Undicesimo motivo, perché è terminato il riposo di Dio. Dice Gesù: il cielo e la terra sono pieni della sua santa grazia. Essendo terminato il riposo di Dio, il tempo rientra nel centro della vita in Dio, che è il principio e la fine di tutte le cose sulla terra come in cielo. L'ottavo giorno è l'istante in cui passerete da questa vita nella mia vita, nella vostra vita, per la quale il Signore vi ha concepiti nel suo amore di Padre. La vostra vita interiore è di Dio. Dodicesimo motivo, per prepararci alle nozze con l'agnello. Dice Gesù: sosterrò ciò che sarà salvato, e i miei figli scelti saranno salvati per la vita che io preparo alle nozze dell'agnello per l'eterna felicità in Dio. Tredicesimo motivo, per sopprimere questa terra macchiata dal peccato e sostituirla con una nuova. Dice Gesù: Dio dice, questa terra non è più buona, e sopprime ciò che la terra fu. Una nuova terra apparirà e cieli nuovi, e questa nuova era sarà l'ottavo giorno con i miei figli salvati. Quattordicesimo motivo, per unire il visibile con l'invisibile. Dice Gesù: quelli che se ne andranno avranno la stessa felicità di coloro che rimarranno per ripopolare la terra, stessa felicità, stessa gioia. Dio loro per l'eternità, essendo uniti il visibile con l'invisibile per sempre, in un unico luogo vi saranno due aspetti in uno e Dio in tutti. Quindicesimo motivo, per guidarci verso la luce divina. Gesù si presenta raggiante di luce, la più splendente che ci sia e che non esiste sulla vostra terra. Infatti questa luce viene dal cielo e il cielo intero si immerge nella mia luce divina che si sprigiona dal cuore adorabile della Santissima Trinità, luce da luce. Gesù è a vostro fianco per guidarvi verso questa luminosità eterna senza fine, che è così per i santi e gli angeli di Dio, come per voi, miei diletti, se seguirete la strada che è dinanzi a voi e di cui io vi apro il cammino. Sedicesimo motivo, per consegnare i valori al Padre. Dice Gesù: io vorrei tanto risparmiare il vostro mondo, ma questo è il momento in cui si deve decidere tutto. Il mio cuore ha il dovere di consegnare i valori nelle mani del Padre per la decisione finale. Diciassettesimo motivo, per accendere il fuoco d'amore. Dice Gesù: in questo diluvio fragoloso di pietra, di terra e di fuoco, Dio accenderà il suo fuoco d'amore per spegnere il fuoco devastatore che Egli ha promesso e che uomini senza valore hanno acceso per distruggere il patrimonio di Dio. Diciottesimo motivo, per rimettere in funzione la macchina dell'universo. Dice Gesù: Dio creatore è amore, e l'amore non muore mai. Voi dovete rientrare in questo amore perché tutto funzioni nella grande macchina dell'universo. Avete appena rotto gli argini e così il mondo crolla. Sarebbe necessario fin d'ora inventare un amore potentissimo perché ritorni l'equilibrio, ma è impossibile a cervelli chiusi all'intelligenza divina di comprendere ciò che vi manca. C'è solo l'amore che può ripagare tutto. Diciannovesimo motivo, perché l'amore di Gesù è vittorioso. Dice Gesù: io ritornerò dopo questo grande fragore, soltanto i miei amati mi riconosceranno, perché alla fine il mio amore vincerà con tutti i miei eletti, scelti nel mondo intero per attendere la mia venuta reale e il mio regno, che non avrà più fine sulla terra. Gesù, il Cristo, ritorna. Amen. Ventesimo motivo, per santificare il mondo con l'olio santificatore. Il mondo sarà salvato quando si immergerà nell'olio santificatore dell'amore di Dio. Non più odio, rancore, solo perdono, amore e pietà. Il sole di giustizia è alle vostre porte ed attende che i vostri cuori si spalanchino davanti all'amore liberatore. Ventunesimo motivo, per far incontrare il volto misericordioso di Dio. Dice Gesù: io vi vedrò e voi rivedrete come figlio prodigo che rivedendo il Padre esclama: Padre,
perché ti ho abbandonato. 22esimo motivo, per essere riconosciuto come Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, dice Gesù: io sono il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosè, e nulla si è fatto senza riconoscere che io ero il loro Dio. Per voi sarà esattamente lo stesso, io interverrò solo quando avrete capito che il mio nome è l'Eterno, e che la vostra vita mi appartiene, e che ve l'ho donata con tutto il mio amore, e che voi avete dimenticato di amarmi. 23esimo motivo, per evitare la distruzione del pianeta. Dice Gesù: uomini capaci di distruggere il pianeta in 5 minuti, è a voi che io parlo. Come farvi capire che il vostro tempo di follia finirà trascinandovi come un fuscello di paglia? E pretendereste ancora di governare i fratelli vostri in questa incoerenza, in questo disordine, senza rendere conto a Dio dei profitti mal guadagnati? A cosa conducono le vostre opere? Alla distruzione del vostro pianeta. Se io non interverrò, la terra si ritroverà in un mucchio di cenere. 24esimo motivo, per liberare i cuori puri e fedeli. Dice Gesù: Dio è luce, non spegnere la vostra ghebbina in fondo al vostro cuore, anche se il freddo della notte degli infedeli circonda ancora il mondo come un cerchio. Il Sacro Cuore libererà i cuori puri e fedeli a Dio, e l'aurora dell'ottavo giorno si leverà più luminosa che mai. Benedetto colui che viene in nome del Signore, alleluia. I vostri canti siano grida di gioia, Dio ritorna, preparategli la strada mentre preparate la vostra, il mio cuore riconoscerà i miei e la mia vita che in voi brillerà come la stella di Natale. 25esimo motivo, per visitarvi come un nuovo Natale. Dice Gesù: ecco il vostro Natale, Gesù, il direttissimo figlio ritorna per visitarvi. Ogni casa dovrà festeggiare il ritorno del bambino Gesù nella culla delle vostre case, con l'amore di San Giuseppe e di Santa Maria. Gesù dimorerà nei vostri focolari e vi colmerà della sua santa grazia. Come dovete adorarlo? Come fecero i pastori e i magi, con il calore del loro cuore. Come il bambino Gesù venirà ogni focolare e lo predisporrà ad accoglierlo nel modo migliore per il suo secondo avvento. 26esimo motivo, per fermare tutto il male. Dice Gesù: il mio cuore trabocca d'amore e tutto può giungere presto con l'amore. Esigete attorno a voi ancora più amore e parlate di Dio tre volte santo. Dio è il miracolo stesso, perché non dovrebbe fermare tutto il male dinanzi al cuore che amano e sono puri? 27esimo motivo, perché invocano l'unisono dei cuori umani. Dice Gesù: a voi annunciarmi con il cuore ricolmo di questo miracolo che oggi stesso io vi offro. Se me lo chiedete, chiedete e riceverete, poiché non attendo altro che l'unico grido dei vostri cuori fusi in un solo grande cuore umano. Vieni Signore Gesù, e Dio verrà se i cuori sapranno gridare all'unisono. Dio abbatterà il male e più nulla potrà sussistere dinanzi al fuoco d'amore, che divorerà tutte le infamie in un braciere ardente d'amore infinito. 28esimo motivo, perché è il tempio della vendemmia. Il raccolto sarà bello, ma ad attendersi ancora un poco, giovani vignaioli, non abbiate paura. Il lavoro che è appena iniziato darà molti frutti, e il vino nuovo sarà il vino delle nuove nozze. Terra e cielo andranno presto, ma immergersi nella gioia di Dio. 29esimo motivo, per immergere tutto nella luce divina. Dice Gesù: il mondo diverrà una meraviglia, da voi ancora sconosciuta, perché questo materialismo che domina dappertutto non vi permette di percepire il mondo di domani, chiarore dei chiarori, luminosità delle luminosità. Infatti tutto sarà immerso nella luce divina di Cristo glorioso. 30esimo motivo, per accogliere i figli rinati nel seno di Maria. Dice Gesù: tramite i figli della Santa Chiesa, che li avrà nuovamente generati nel suo seno verginale, per donare a Gesù tutto amore, figli puri, anime senza peccato, nascerà il nuovo regno che Gesù prepara già per ciascuno di voi, in un luogo meraviglioso, luminoso come un giorno senza fine. Amen. Dio fra gli uomini, Maria con Dio e figli di Dio. 31esimo motivo, per essere riconosciuto come Dio eterno ed immutabile. Dice Gesù: Dio è veramente in ciascuno di voi, sia il mendicante che il principe sono abitati da colui che è vita. Figlia mia, in un giorno non molto lontano tutti riconosceranno Dio, Dio eterno e onnipotente. È necessario che tutti i miei figli ritornino al Padre di ogni bontà. Io sono Dio eterno
ed immutabile, e la mia promessa si estende nei secoli. 32esimo motivo, per ristabilire l'ordine. Dice Gesù: San Giuseppe vi chiede la santa umiltà, che è la chiave della perseveranza, della sottomissione, dell'abbandono totale al Signore, che ristabilirà l'ordine decaduto per la disobbedienza a Dio. 33esimo motivo, per farci uscire da questo mondo. Mosè fece uscire il popolo di Dio dalla schiavitù che opprimeva i figli del Signore. Oggi Gesù stesso che viene a cercarvi per farvi uscire da questo mondo, cioè il tempo attuale, dove la schiavitù del peccato vi trascina ad una morte certa dell'anima. 34esimo motivo, per bruciare i falsi dei. Presto Gesù giungerà per bruciare i falsi dei che hanno offuscato i vostri occhi lo splendore di Dio, l'Eterno. Queste false illusioni che vi inabissano ancora nel nulla saranno distrutte dai miei eletti, i miei angeli e i miei santi. 35esimo motivo, perché è mandato da Dio Padre. Mio Padre mi ha mandato per salvarvi, e non può essere altrimenti, non può esserci altra alternativa. 36esimo motivo, per rovinare il progetto di Satana. Dice Gesù: l'amore di Dio vuole salvarvi ad ogni costo da questo disastro senza nome, e che Satana prepara con immenso piacere per far perdere quante più anime possibile. Io non gli permetterò di condurre a termine questa idea malvagia di distruzione, e interverrò al momento giusto. 37esimo motivo, perché ha promesso di tornare nella gloria. Dice Gesù: il regno di Dio si farà nella gioia, e un simile orrore non si vedrà mai più, perché Gesù l'ha promesso: io ritornerò nella gloria e il mio regno non avrà fine. 38esimo motivo, perché vi sarà il grande risveglio di cuore. Dice Gesù: di a tutti i miei figli che Gesù non può ritornare sulla terra se i vostri cuori non si risvegliano completamente a Dio in un grande slancio d'amore sincero. 39esimo motivo, perché i tempi del mondo attuale sono al termine. Dice Gesù: i tempi stanno per concludersi. Ciò vuol dire che domani il nuovo mondo non sarà più quello che avete conosciuto. Io interverrò con i santi, con gli angeli, con i miei eletti, soltanto quando scoccherà allora. 40esimo motivo, perché non tollera più la falsità. Dice Gesù: nessuno può ignorare la mia santissima legge, che è amore. I pensieri degli uomini malvagi devastano ancora il mondo e deformano il mio pensiero, e io non posso più permettere che sussista una simile mescolanza di falsità. 41esimo motivo, per riunirci in una trinità perfetta. Dice Gesù: figlia mia, di a tutti i tuoi fratelli della terra quando Dio è grande per riunirvi tutti nel suo sacro cuore in una trinità perfetta che ritorna a Dio, corpo, anima e Spirito Santo. Voi dovete amarmi tutti per poi ritornare nella trinità eterna, immutabile, perfetta, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo per i secoli dei secoli. Amen. 42esimo motivo, per sottrarci dalla furia omicida. Dice Gesù: figlia mia, questo mondo sta per finire, sarà sommerso e ridotto in polvere dalla sua stessa violenza. I miei bambini io li riconosco, non abbiate paura, io vi salverò, io vi sottrarrò a questa follia omicida. Vi chiedo di unirvi, di adorarmi nel vostro spirito e di avere fiducia in me. Io vi proteggerò. 43esimo motivo, perché viviamo i tempi della parola scritta. Dice Gesù: ora voi tutti vivete i tempi della parola scritta, la Bibbia e in particolare l'Apocalisse. Tutto deve compiersi come è stato annunciato. Fin dall'origine dei tempi il mio pensiero ha concepito questo piano divino. Io non posso fermare il corso degli eventi dinanzi alla vostra ostinazione di evitare la mia presenza fra voi. 44esimo motivo, per plasmare un mondo più bello. Non abbiate paura della trasformazione che subirà il vostro mondo, che non può più vivere senza Dio. Io lo plasmerò con le mie stesse mani per liberarvi dal male, e tutte le forze dei malvagi svaniranno per sempre. Dio vi ama tanto che vi donerà un mondo più bello, il nuovo mondo con Dio. Figli miei, dimenticherete ogni disordine generato dal male e vivrete del mio amore come neonato al seno materno. 45esimo motivo, perché lo ha annunciato a dozzure. Dice Gesù: Dio ha voluto annunciare la sua prossima venuta mostrandovi la santa croce di Dozulè come un faro in mezzo alle tenebre, come sua luce divina in mezzo alla grande tempesta.
Dio vi ha dato la sua vita, la sua legge, la sua speranza, la vostra liberazione, donandovi la croce gloriosa di Dozulè. Il Signore ha parlato, pochi l'hanno ascoltato. La sua parola è stata pronunciata in latino per confondere la menzogna. Io ritornerò circondato da una grande luce, come mi ha visto Maddalena, la signora Aumò. La croce gloriosa annuncia il mio ritorno. Quelli che non hanno creduto la rimpiangeranno, perché io sono la croce gloriosa, io sono Gesù risuscitato. 46° motivo, perché Dio donerà all'umanità la croce gloriosa. Dice Gesù, parlerete della croce gloriosa, io vi donerò il mio Santo Spirito per dire a tutti i vostri fratelli quando Dio vi ama per venire sulla terra a deporre il più bel regalo che Egli possa fare all'umanità, che si trova sull'orlo dell'abisso, la sua Santa Croce gloriosa e luminosa del mattino di Pasqua. 47° motivo, perché il mondo è stato riscattato dal sangue di Cristo, dice Gesù. Tanto amore, tanti doni, non sarebbero mai andati perduti, poiché voi eravate gli ultimi a favore dei quali i miei ultimi istanti sulla croce sono stati offerti al Padre. Voi vivete i tempi della parola scritta, i miei tempi, gli ultimi tempi del vostro mondo. Oggi per ognuno di voi si compie la parola, piccolo egregio del Padre voi. Voi siete miei, avvinti della mia corona reale. Oggi io vengo a voi nel vostro cuore per vivere insieme gli istanti più gravi e più belli della vostra vita e del vostro mondo. Un vecchio mondo se ne va. Un nuovo mondo viene con Cristo Gesù, Salvatore del mondo. Mondo riscattato dal mio sangue prezioso e dalle vostre sofferenze d'amore, unita al mio grande dolore d'amore, la mia offerta al Padre per tutti voi. 48° motivo, per riportare ordine e pace, dice Gesù. Gesù vi ha promesso il suo ritorno nella gloria. Gesù ritornerà sulla terra per riportare ordine e pace, che ormai mancano ovunque. 49° motivo, per dare il giusto rendiconto. Io sono il vostro Dio di misericordia e il vostro Dio della giustizia divina. La mia misericordia è uguale alla mia giustizia. Il rendiconto si farà via che il mondo si avvicina alla mia prossima venuta. 50° motivo, per distruggere i nemici del Vangelo. Io demolirò ad uno i costruttori di idoli. Interverrò come il vento che riattizza il fuoco devastatore perché siano distrutti coloro che lottano contro il mio Santo Vangelo. Il Santo Vangelo è la mia legge. Adorerai Dio solo e l'amerai sopra ogni cosa. 51° motivo, per rendere testimonianza alla verità. Dice Gesù, io sono mio Padre, la cui bontà infinita mi ha invitato per salvare il mondo e rendere testimonianza alla verità, ed ecco che io vengo. Amen, vieni Signore Gesù per tutti, Dio unico e vero in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 52° motivo, per insegnarci ad amare. Dio ha inviato su questa terra il suo unico Figlio, Dio Padre, l'ha benedetto e consacrato perché abbiano un luogo, Dozulè, per vedere la grandezza di Dio in suo Figlio Gesù il Cristo. Gesù è il Messia, egli ritorna per insegnarvi ad amare come lui stesso ama tutti noi. Dio vi ha radunati sulla santa montagna perché riceviate i doni di Dio, il suo amore, la sua vita in abbondanza e il suo perdono. 53° motivo, per unirci ai figli della terra. Dice Gesù, non siate increduli. Qui in cielo si fa festa pensando che il Re del Re viene a unirsi ai suoi figli della terra. Oh mio Dio, se conosceste tutta la gioia del nostro Dio, non sareste lì a chiedervi se il mondo vi darà la felicità, perché non esiste felicità più grande sia in cielo come sulla terra che di contemplare per sempre il santo volto del nostro diretto Signore. E voi figli della terra, avrete questo privilegio, questa gioia, questa felicità di vivere con Lui, di guardarlo vivere con voi, di sentirlo parlare d'amore. Oh figli beati di questo secolo pieno di grazia, sapete quanto i santi pregano perché comprendiate che la grazia divina verrà a vivere con voi, che i vostri cuori palpiteranno come quello del Signore e le vostre mani lo toccheranno. Voi abbraccerete i suoi piedi che hanno camminato sulla terra e la benediranno calpestandola di nuovo. 54° motivo, per costruire la sua dimora nei nostri cuori. Dice Gesù, figlia mia, così è Dio, lasciategli un posto nei vostri cuori, un pezzettino di terreno, affinché Dio costruisca la vostra dimora che sarà anche la sua. Siccome Dio sarà l'ospite d'onore, è Dio stesso che l'inaugurerà per primo questa nuova casa,
e quando Gesù vi entrerà, porterà con sé tutte le benedizioni del Padre, il Padre Creatore, per il quale noi siamo l'opera più bella della sua creazione. 55esimo motivo. Per portare il regno promesso è una preghiera del Padre nostro, dice Gesù. Sapete, quando Gesù vi ha donato la sua preghiera d'amore, il Padre nostro? No, non lo sapete ancora, nonostante l'abbiate ripetuto tante volte, ma in fretta e così poco rivolti verso il Padre vostro dei cieli. Con questa preghiera Dio ha voluto donarvi tutto, perché non vi è nulla che resista al suo cuore di Padre se pregate con sincerità la preghiera insegnatavi da Dio. Volete che la volontà di Dio si faccia sulla terra come in cielo con la vostra partecipazione? Allora finalmente il suo regno potrà venire sulla terra. 56esimo motivo. Per salvarci con la sua croce gloriosa. Dice Gesù: figlia mia, il segreto di Dozulè è di essere stato scelto per questi tempi di desolazione come unica speranza di salvezza. È il mio segno, la mia croce, dinanzi alla mia Santa Madre, ai santi, agli angeli e alle anime benedette, io lo proclamo: voi sarete salvati solo attraverso il mio unico segno, la mia croce, che è visibile sul cuore della mia Santa Madre. 57esimo motivo. Per evitarci una guerra atomica. L'incenso delle vostre preghiere è più potente dei perfezionatissimi ordigni predisposti dagli uomini, dice Gesù, che non hanno più nulla di umano per distruggere l'umanità. Io non li lascerò agire fino alla catastrofe che stanno progettando, e si porteranno alla tomba le loro macchine infernali con tutto ciò che contengono, ivi compreso il proprio cadavere. Se Gesù non intervenisse, non esisterebbe nemmeno un germoglio verde sul vostro pianeta così integrato. 58esimo motivo. Per salvare ogni vita. Dice Gesù: Dio può essere paragonato ad una grande nave che viene a salvare in extremis ciò che ancora resta in vita. Infatti più nulla può giungere di buono sulla vostra terra, che scricchiola dappertutto, e la sola speranza è la vita del Signore per salvare ogni vita. Io sono la resurrezione e la vita. Ecco che io vengo. Amen. Vieni Signore Gesù. Allora si abbatteranno le frontiere facendo posto alla pace di Dio. Gesù, il diletto dei colli eterni, ritornerà e caccerà per sempre il male, e tutti grideranno con un cuore solo: vieni Signore Gesù. 59esimo motivo. Dice Gesù: 59esimo motivo. Per darci un cuore e uno spirito nuovo. Dice Gesù: preparatevi, io voglio darvi un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Sto per cambiare i cuori amareggiati, i cuori aridi, i cuori ribelli. Vi ho riscattati a così caro prezzo. 60esimo motivo. Preparare in sposa le anime innamorate. Dice Gesù: mantenete la vostra lampada accesa, fate attenzione che non vi manchi l'olio del vostro amore per Dio e per i vostri fratelli, che la fiamma della vostra fede brilli sempre. Gesù, infatti, lo sposo delle vostre anime, verrà presto senza comunicarvi l'ora esatta. Io verrò come un ladro. Vegliate e pregate, perché l'ora è vicina, ed ecco che io vengo. Amen. Vieni Signore Gesù. 61esimo motivo. Per cantare insieme a noi la gloria del Signore. Dice Gesù: non disperatevi, verrà il giorno in cui canterete con me la gloria del Signore. Con lui in mezzo alla sua vigna carica di frutti dorati, il vino nuovo diventerà il mio vino dell'alleanza eterna con tutti i miei eletti per i secoli dei secoli. E quel giorno il Signore vi mostrerà il frutto del vostro lavoro e la vostra ricompensa sarà grande. 62esimo motivo. Per portare il perdono e la pace in Israele. Dice Gesù: Israele, sei stato scelto del mio cuore, ed è per questo che il mio dolore non è placato. Sarai figlio prodigo, ed il mio cuore di padre ti perdonerà. E da te verrà allora la pace sul mondo, perché attraverso te sono venuta la mia vergogna e la mia pena. Tu hai tradito il tuo Dio. Il discendente di Davide porterà al tuo popolo il mio perdono, e la pace ritornerà per mezzo di colui che hai respinto. O Israele, egli ritorna, Osanna, colui che ho messo nella tua culla affinché tu lo portassi al mondo intero, tu lo hai portato al patibolo. Oggi, figlio mio diletto, il Messia, ti porterà il mio perdono. Osanna, egli viene presto nella sua gloria, figlio di Davide, il re del re. 63esimo motivo. Perché abbiamo dato il nostro consenso. Dice Gesù:
Oh, miei figli obbedienti, non attendo che il vostro consenso, il vostro dolce assenso, ed io interverrò in voi stessi a partire dalla vostra chiamata. Io attraverserò gli strati umani come il sole attraverso il vetro per illuminare la stanza oscura. Io darò luce, gioia, amore e vita alla vostra anima inondata del mio meraviglioso e misericordioso amore. Voi sarete delle anime regine del mio regno futuro, al fine di istruire tutti i vostri fratelli in cammino verso la dimora preparata dal vostro Dio. Ecco che apparirà la dimora di Dio in mezzo a voi. Ecco che io vengo. Amen. Vieni, Signore Gesù. 64esimo motivo. Per annientare la morte. Dice Gesù: il mondo verrà salvato per la santa croce di Gesù Cristo. Il vento dello Spirito Santo inonderà la terra. Io spazzerò via i rifiuti di ogni tipo che hanno corrotto l'umanità intera. Lascerò che la mia vita ricopra la morte per sempre. Io sono il Dio dei viventi e dei morti. La mia ora riunirà i viventi e i morti. Gesù ritorna nella sua gloria. Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il dolce Gesù viene ad annientarti. 65esimo motivo. Per separare la zizzania dal buon grano. È qui a Dozzurè che vedrete la città santa, Nuova Gerusalemme, in cui ogni uomo chiamato piegherà i ginocchi a terra davanti alla grandezza e alla maestà del Re dei cieli e della terra, nostro Signore e nostro Dio. I cieli e la terra sono pieni della sua gloria. Benedetto colui che viene in nome del Signore. Ciò che nessun occhio umano ha potuto vedere in quel giorno si vedrà, in spirito e verità. Dio stesso sulla montagna scelta, benedetta e sacra, dove verranno a rinnovare tutte le cose. Rendete gloria a Dio e tremate, potenze nemiche. Il Signore, padrone dell'universo, viene a separare la zizzania dal buon grano e a ridare alla terra la sua bellezza originaria. 70esimo motivo. Per purificare il marchio della bestia. Io verrò a purificare ciò che ha ricevuto il marchio della bestia, ciò che è stato profanato dall'orgoglio insensato degli uomini che hanno seguito il padre della menzogna.